La forza attuale della testa Val di Sangro non sta solo nei numeri. La squadra di Gian Donato mette all'incasso la quinta vittoria di fila e resta al comando della classifica. L'affermazione dei Sangrini, capace di tenere a bada un Morro tutto cuore, si cela anche nella capacità di sfruttare al meglio le opportunità prodotte. La stessa cosa non può dirsi per il Morro d'Oro, che gioca una ripresa tutto cuore, crea diverse opportunità da rete, ma questo non basta per evitare la sconfitta. Il Morro, rinfrancato dal primo successo stagionale, affronta il derby orfano degli infortunati Ragazzo e Lezcano. Spazio tra i biancorossi dal primo minuto al giovane Tonelli. La capolista Tessa Val di Sangro deve rinunciare allo squalificato Scelzo. Subito in campo tra i Sangrini due ex della sfida, Marotta e Lazzarini, che vince il ballottaggio con il Pagano. L'avvio del confronto è scoppiettante, al terzo ospiti pericolosi con un colpo testa di Miani, decisiva l'opposizione di Capparuccia, poi sull'angolo susseguente la Tessa protesta per un presunto mani in aria su incornata di Baldini. Il Morro non ha nessuna intenzione di vestire i panni della vittima sacrificale e risponde al terzo, Costantino attacca la profondità e batte in diagonale, Scerbo si oppone con i piedi. Almeno in avvio la Tessa si prende la briga di fare la partita, al decimo Testa si oppone in volo ad un piazzato di Morelli dai 30 metri. Il Morro è lucido quando può sfruttare gli spazi. Al 17esimo Malagnino assiste lo scatto di Xepa, che ha l'opportunità di battere da posizione ravvicinata, poi opta per un traversone liberato dalla difesa. Sul rovesciamento di fronte la capolista trova il vantaggio. Il Morro si fa sorprendere da una palla lunga. Miani batte di prima intenzione e coglie il palo. Sulla respinta lo stesso bomber a depositare a porta vuota. Trovato il vantaggio, la Tessa mette in mostra le sue qualità nelle ripartenze. Al 28esimo trova il raddoppio. Gentili affonda a destra e poi con un traversone trova sul secondo palo libero l'implacabile Miani, che di testa mette dentro per l'attaccante l'ottavo centro stagionale. Prova a scuotersi il Morro d'Oro al 40esimo, accelerazione di Xepa a destra, il traversone morbido per Torre, che però non inquadra lo specchio della porta. I biancorossi chiudono in attacco il primo tempo, prova allo scadere. Con i piedi si oppone ad una penetrazione di Costantino, liberato al tiro da Torre. Riprende fiato il Morro d'Oro al quarto d'ora della ripresa, esemplare l'esecuzione balistica di Torre dai 20 metri, imparabile per Scerbo. La Tessa un minuto dopo ha subito l'occasione per ristabilire le distanze, ma il pallonetto di Miani, che anticipa l'uscita di testa, è fuori misura. La pressione del Morro non produce grossi sbocchi in avanti. Al 39esimo ci prova Capparuccia di testa. La difesa giallo-blu allontana. È l'ultima emozione della contesa. Accettiamo il risultato, ma sotto il profilo del gioco stiamo migliorando, stiamo crescendo. Alla fine abbiamo giocato con 8 under in campo, quindi sono soddisfattissimo della prestazione. Volevo questo. Non abbiamo dato continuità nel risultato, ma abbiamo dato continuità nel gioco. È importante vincere e aggiungere 3 punti alla classifica, anche se, ripeto, la classifica la lasciamo perdere perché è molto presto. Bisogna anche guardare però le prestazioni, perché abbiamo fatto 35 minuti veramente ottimi e poi non mi va l'atteggiamento del secondo tempo.